C'è il sole, ma la temperatura è rigida, insomma, condizioni ideali per una grande giornata del ciclocross. Ciao Armando, Armando Zamprogna, era questa una di quelle giornate che l'avrebbero esaltato, perché Armando Zamprogna era uomo di ciclismo, ma era uomo che amava il ciclocross, ed è proprio il ciclocross che vuole ricordarlo. Armando, di Silvelle di Trebaseleghe, in provincia di Padova, località dalla quale vi parliamo. Buongiorno Davide Cassani. Dunque, tra qualche istante partirà la quinta prova del Giro d'Italia del ciclocross. Ciao Armando. Grazie ad Armando Zamprogna. Silvelle di Trebaseleghe è sempre stata una sede del ciclocross. Qui negli anni scorsi si è svolta una gara importantissima, valevole per il Super Prestige, e a distanza di tanti anni, l'ultima prova è stata nel 2004, proprio per ricordare questo grande personaggio del ciclismo, Armando Zamprogna, è ritornata una gara internazionale, questo ciclocross. Ed eccoci qui. Queste sono le immagini che ci propone dalla regia Nazareno Balani, immagine che ci porta lì sul rettilineo d'arrivo, dove i corridori cercheranno di darsi battaglia per giungere prime. Beh, su tutti c'è Enrico Franzoi, che sta dominando davvero questo Giro d'Italia al ciclocross, che prevede 6 tappe, ma oltre a lui c'è un altro grande interprete del fuoristrada, e si tratta di Marco Aurelio Fontana, medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Londra. Davide, subito al percorso, un percorso bellissimo. I primi 200 metri sono in asfalto, poi questa serpentina, un percorso abbastanza difficile, perché sì, questa notte ha gelato, ma il percorso, il terreno adesso è molto più difficile, molto più rallentato proprio dal sole. Vedete questo tratto nei campi, poi questo lungo canale, un paio di ostacoli artificiali e poi gli ultimi 150 metri di nuovo in asfalto. Un percorso di 2 km 600 metri, la corsa, come tutti sanno, coloro che seguono il ciclocross, è intorno all'ora. Beh, caro Davide Cassani, Armando Zamprogna è uomo che ha contribuito alla crescita di questo sport, che ha dato modo a giovani di crescere, e soprattutto ha dato modo a uno come Marco Aurelio Fontana di amare il fuoristrada e quindi di farlo proprio, fino a vincere appunto la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Londra. Adesso Marco Aurelio non è ancora in condizione, perché la sua stagione oggi proprio comincia, ma dovrà trovare la sua esaltazione massima nei prossimi mesi. Invece chi già è a tutta, chi già ha trovato una buona condizione, finalmente ritrovato una buona condizione, è proprio Enrico Franzoi. Ha praticamente dominato le prime 4 prove del Giro d'Italia di ciclocross, l'ultima vinta proprio ieri a Paè di Oderzo, dove ha letteralmente stracciato gli avversari. Ieri c'è stata la prima prova stagionale di Marco Aurelio Fontana, che, come tu hai detto, quest'anno si è distinto per quella fantastica medaglia olimpica, quella medaglia di bronzo conquistata nonostante le difficoltà di raggiungere il traguardo senza sella. Marco Aurelio Fontana non è naturalmente in condizione, anche perché il suo obiettivo è quello di puntare al campionato italiano, che sarà a metà gennaio sempre in Veneto, a Vittorio Veneto, e dopo il campionato italiano deciderà se partecipare o no al campionato del mondo. Allora, valida come quinta prova del Giro d'Italia del ciclocross, e naturalmente una giornata che è cominciata molto molto presto, perché qui non solo in gara gli Elite Under 23 nella gara Open che vi trasmetteremo tra qualche istante, ma dicevo appunto giornata cominciata presto con, e queste sono immagini della categoria esordienti, con Lorenzo Calloni che continua a farla da padrona col team Spreafico Velo Plus, che si impone davanti a Raffaele Navieri e Alberto Brancate. Un Lorenzo Calloni che ha la maglia rosa, quindi titolare della classifica generale, e che nella categoria uomini si è imposto. Per quanto riguarda le donne, Katia Moro davanti a Sara Casasola e Francesca Baroni. La prima, Katia Moro, che si è imposta proprio in questa categoria, corre col TX Active Bianchi. È la penultima prova del Giro d'Italia, l'ultima sarà domenica prossima ad Orvieto. Il leader, come potete vedere, è contraddistinto dalla maglia rosa.
parliamo di Giro d'Italia e quindi... Vedi Davide, queste erano le prime ore della giornata e quindi il prato era ancora bello ghiacciato. Ecco qui proprio Katia Moro, TX Active Bianchi, in seconda posizione Sara Casasola e poi Francesca Baroni. Nel frattempo è arrivato anche Gigi Sgarbozza, che ringraziamo, è stato fino a questo momento all'ufficio stampa per raccogliere tutte le ultime indicazioni e gli ultimi arrivi della gara che si è conclusa proprio pochi istanti fa. Caro Gigi Sgarbozza, ben arrivato, hai il fiatone oppure puoi parlare? Buon pomeriggio a tutti, è proprio così, sono andato a prendere proprio l'ordine d'arrivo delle ultime atlete arrivate in attesa della prova Open maschile, che sarà veramente la prova di maggiore attrazioni, con grandissimi corridori, soprattutto con Enrico Franzoi in grandissima condizione, il rientro di Marco Aurelio Fontana. Ecco qui vediamo l'arrivo della ragazzina e ricordiamo la classe 1998-1999, abbiamo visto proprio l'arrivo di questa Katia Moro, mentre qui vediamo la seconda classificata che è Sara Casasola. E questo è il podio. Campionessa italiana. Katia Moro, TX Active Bianchi. Ed ecco la famiglia Zamprogna con Armando, che viene ricordato così da questa bella immagine, con Beppi Bigolin e qui con due grandissimi campioni. Argentina. Li riconosciamo? Argentina e Gianni Bugno. Tanto abbiamo avuto la possibilità di notare la differenza che gli atleti elite incontreranno rispetto alla gara di questa mattina, quella degli esordienti. Sono partite alle 9, terreno molto ghiacciato, abbastanza veloce, terreno molto più lento proprio perché il sole ha sciolto praticamente quel ghiaccio che si era formato durante la notte. E ci ha raggiunto immediatamente il commissario tecnico della Nazionale. Buongiorno Fausto Scotti. Buongiorno a tutti. In attesa che cominci la gara, allora subito le prime impressioni su questo percorso, un percorso molto vivace, molto brillante, così come avrebbe voluto Armando. Sì, innanzitutto sì, è un ottimo obiettivo raggiunto. Ho apprezzato molto Mauro, figlio di Armando Zamprogna, per poter realizzare questo nuovo evento. Intanto queste sono immagini che ci arrivano in diretta con Marco Aurelio Fontana. Sì, è un percorso molto ambiguo, come ripetevo, è molto interessante, sembra pedalabile ma sotto è ghiacciato, quindi si scivola molto e bisogna saper guidare abbastanza. Ogni giro si cambia la bicicletta, i box, e quindi ecco, la cosa importante è aver ripreso in senso questa manifestazione dove sono stati fatti due campionati nazionali e addirittura quattro prove del Super Prestige. Questi intanto sono i box dove i meccanici devono lavorare, come, perché il terreno si è fatto fangoso. Beh, complimenti, perché portare avanti ogni anno il Giro d'Italia del ciclocross, veramente trasferendolo in tutta Italia, non è facile, perché il ciclocross non è solo disciplina del nord, ma grazie a voi è anche del centro-sud. Abbiamo cercato di mettere in moto questo circuito Giro d'Italia del ciclocross, io e il mio collaboratore Luigi Bielli, insieme alla Commissione Nazionale, alla Federazione Cistica e agli sponsor che ci aiutano e anche agli organizzatori. Un Giro d'Italia molto interessante dove tanti atleti, tantissimi praticanti, abbiamo fatto un Istat, all'incirca sono quasi 3.000 i praticanti di ciclocross e considerate che ogni atleta ha 2-3 biciclette. Ieri erano addirittura 500 i partecipanti alla prova del Giro d'Italia Fai di Oderzo, oggi siamo lì vicino, quindi un movimento che è in forte crescita. Sì, un movimento grazie anche ai comitati provinciali e regionali, a tutti i circuiti regionali che ci sono, ma anche alle società sportive che ancora credono in questa disciplina, facendo fare della palestra all'aperta agli loro atleti e imparano anche a guidare. Abbiamo portato e abbiamo visto, trasmesso noi di Rai Sport, le prove anche in Puglia, ma non solo. Insomma, un Giro d'Italia che troverà la sua degna conclusione quando e dove? Per la sesta e ultima tappa, Fausto. La sesta e ultima tappa verrà svolta ad Orvieto, quasi ai piedi di Roma, in un percorso veramente interessante. Immaginate che siamo stati a fare un sopralluogo giovedì, io e il mio collaboratore Luigi Bielli,
e hanno avuto dei seri problemi perché è uscito fuori il fiume e oltre metà del percorso è stato travolto da tutto. Fausto Scotti intanto sorride, ne ha ben donde sicuramente Marco Aurelio Fontana, Marco Ponta, poi Matteo Trentin, insomma ci sono davvero ottimi rappresentanti qui del ciclocross e del fuoristrada, perché Marco Aurelio non dimentica certamente che è nato qui e qui vuole continuare a stare. Intanto quanta difficoltà e quanti problemi per i meccanici. Sì ragazzi, oggi si rincontrano un po' tutti, c'è anche Matteo Trentin, Elia Silvestri, esatto. È la prima volta un po' che si rivedono anche con Marco Aurelio Fontana perché si sentono per telefono, però spesso sono dei ragazzi che seguiamo da 8 anni, quindi è un buon gruppo e sono molto, molto allegri e vivaci, siamo riusciti poi a raccogliere tutto da loro e vedrete che quest'anno si raccoglierà ancora meglio per questi mondiali di Lisville in America. Ecco, quello volevo chiedere per chiudere, perché volevo arrivare al mondiale passando però prima per la Coppa del Mondo di Roma e poi per i campionati italiani, quindi 5-6 gennaio, poi settimana successiva appunto i campionati italiani e quindi l'appuntamento mondiale. Sì, innanzitutto ringrazio anche la RAI perché ci ha dato un grosso supporto per il Giro d'Italia e per tutto quello che stiamo facendo con questa specialità, standoci vicino. La Coppa del Mondo a Roma è tutto pronto, quindi ripeteremo di nuovo lo stesso percorso che abbiamo fatto per i campionati italiani, cercando di agevolare il più possibile i nostri atleti della categoria Elite proprio per poter prendere un risultato di prestigio. E per la prima volta i campionati del mondo fuori dall'Europa. Questa è una cosa molto interessante, perché? Perché nelle ultime riunioni abbiamo spinto molto anche come Federazione Ciclistica Italiana a cercare di portare questi grossi eventi anche dall'altra parte del continente, proprio per cercare un riconoscimento olimpico anche nelle Olimpiadi invernali. Vuoi ricordare la sede dei campionati del mondo? Sì, le date del campione del mondo sono la prima settimana di febbraio e quindi sarà fatta a Louisville nel Kentucky e sono molto preparati, hanno già fatto 8-9 eventi su quel percorso e un'ottima organizzazione anche. Stati Uniti. Grazie Fausto Scotti, grazie buon lavoro. A voi, buon lavoro. Mi raccomando, segua bene i suoi ragazzi e i suoi ragazzi, per i suoi ragazzi non intendo solo i professionisti o comunque della categoria Elite o Under 23, ma anche i giovani sui quali punta e non poco. Grazie Fausto Scotti, intanto Zamprogna, figlio di Armando Davide. Con un grande del ciclocross, Renato Longo. 5 titoli mondiali, non dimentichiamoli. Armando ha lavorato una vita per la famiglia Bigolin. Abbiamo intravisto una foto con Beppe Bigolin, qui c'è Riccardo, che salutiamo. Buongiorno Riccardo Bigolin. Innanzitutto la figura di Armando e la felicità di poter dedicare a lui questa giornata. Buongiorno a tutti, è una bellissima giornata, è il sole che ci accompagna, credo che il nostro amico Armando abbia voluto riservare a noi oggi una giornata meno fredda, una giornata calda, caldo come era il suo carattere, come era il suo modo di fare con le persone, come era il suo temperamento nei confronti dei giovani e nei confronti del ciclocross, a cui tutti noi dobbiamo molto e a cui tutti daremo molto, perché credo che questo, dopo tanti anni il ciclocross torna a Silvelle. Ringrazio tutti voi che siete qui a sostenere il caro amico Armando. Sicuramente abbiamo visto tanti corridori partecipare nelle varie categorie e fra poco ci saranno gli Elite. Credo che lo spettacolo sarà assicurato. Nella gara Open Elite con Under 23. Armando chi era? È difficile dire in due parole chi era Armando. Però posso dirvi che era una persona che per il ciclismo e per il settore giovanile del ciclo ha dato tantissimo, per il mondo del professionismo ha dato tantissimo. Tutti nel settore del ciclismo conoscono o ricordano o l'hanno conosciuto chi era il nostro amico Armando Zamprogna. Tutti gli organizzatori sanno chi era Armando Zamprogna e per il ciclismo ha dato la vita. Bene, grazie Riccardo Bigolin. Mi raccomando, portate avanti il suo messaggio, che era quello di gioia, di agonismo fatto con lo spirito vero, quello giusto. E di amore nei confronti dei giovani e di tenerli soprattutto impegnati in bicicletta e onde evitare altre cose, che vadano a pedalare, che vadano a fare dell'attività fisica e dello sport. Questo era quello che Armando voleva. Grazie, grazie Riccardo Bigolini. Allora Elia Silvestri con attenzione, perché questo è un momento importante della consegna di un riconoscimento proprio per
Marcarello Fontana. Ecco Mauro Zamprogna. È in pratica il trofeo è un binario, perché proprio da Silvelle transita questa nuova pista ciclabile, l'ex Treviso Ostiglia. Esatto, e tra l'altro proprio nella provincia di Padova questa pista ciclabile è già stata ultimata, non è ultimata in toto da Treviso ad Ostiglia, però questa ferrovia nata 100 anni fa, usata pochissimo, sarà tra qualche anno una bellissima pista ciclabile. Aspettiamo allora solamente la partenza. Gli under 23 saranno con gli elite, quindi correranno insieme. Ecco appunto Matteo Trentin al suo fianco, alla sua sinistra Marco Ponta e alla sua destra Marco Aurelio Fontana. E lì dietro il giudice di gara con il numero 1, il titolare della maglia rosa, colui che sta dominando questo Giro d'Italia del ciclocross, colui che è stato in grado di vincere 4 prove su 4. Adesso Matteo Zamprogna darà il via a questa prova. Ci siamo allora. Alfredo Vittorini. Sì, un grande esperto, penso il giornalista tecnicamente più preparato insieme a Marcio Gazzetta per quanto riguarda il settore del ciclocross. Ebbene, e allora qui nella terra di Armando Zamprogna a Silvelle Trebaseliche, dunque in provincia di Padova, si parte per questa nuova avventura. 5 tappe fin qui disputate, 4 le ha vinte proprio lui, Enrico Franzoni. Ed è il favoritissimo anche per la tappa odierna. Ieri ha letteralmente dominato, rifilando quasi 2 minuti ad un giovane olandese, Van den Branda, anche se adesso in testa si è portato Elia Silvestri con in terza posizione del campione italiano Fontana, ed è proprio Enrico Franzoi in seconda posizione. E questa è una caratteristica che abbiamo già visto alle prove che si sono già disputate, attacco di Elia Silvestri in grandissime condizioni, tra l'altro sia Elia Silvestri che Enrico Franzoi corrono con la Sella Italia Guerciotti, la squadra più forte in campo ciclocrossistico italiano, e chiaramente si sta sacrificando per in appoggio al suo compagno di squadra Franzoi, che tra l'altro oltre alle 4 prove Alessandro ha vinto anche il Gran Premio San Basilio a Roma, quindi 5 vittorie stagionali. E qui è in cerca della sesta vittoria Sella Italia Guerciotti, con la quale ha corso anche tanti anni Marco Aurelio Fontana, adesso alla corte per ora della Canon e poi nel 2013 chissà. Nel frattempo lui con la famiglia Guerciotti, Marco Aurelio Fontana, è cresciuto ed è diventato quel che è diventato, cioè uno degli uomini più forti della mountain bike, ma la sua grande passione per il fuoristrada in generale lo sta portando anche a dominare, come dire, ad aver dominato tutte quelle che erano le categorie minori. È partito benissimo Fontana, ma guardate adesso il passo straordinario di Enrico Franzoi, che si è portato al comando con alla ruota il compagno di squadra. Non è per nulla facile questo percorso, un pochino perché è carico di curve, di tornanti, il percorso anche abbastanza stretto, e poi soprattutto per il terreno che dopo la ghiacciata della notte si è fatto così insidioso. Qui un piccolo errore, anche un errore nel rapporto che si spinge, e si rischia la scivolata come in una saponetta. È già al comando Enrico Franzoi, in seconda posizione Silvestri, vedete ha optato per una linea diversa Franzoi, che si mantiene al comando. Adesso c'è questo scalino, un percorso di 2 km e 700 metri, e dopo 2 giri sapremo quanto durerà questa prova. Intanto abbiamo qui un ospite abbastanza particolare, non microfibra, non tessuti di quelli moderni, ma sul podio da dove vi parliamo c'è un personaggio, il suo nome è Alessio Bertoli, nato a Onara di Tombolo, che spingerà una bicicletta un pochino datata, non proprio di ultimissima generazione, Davide. Anni 70. E poi il caro Gigi indossa un'altra maglia particolare. Beh, la maglia della Sirbellese, che direi che è proprio la squadra del compianto Armando Zamprogna, quindi
qui si sente odore di ciclocross perché si sono cimentati in questo circuito grandissimi campioni come Nice, Valens, Albert, per cui direi che è molto conosciuta questa zona soprattutto per quanto riguarda il ciclocross. Alessio, con un'idea tutta particolare, intanto la maglia è quella di Armando Zamproni, ma la tua idea qual è? La nostra idea è di riproporre un attimo quello che fu il ciclocross degli anni 70, quello degli anni 80, così ideato da Armando con l'aiuto di Bigolin. E la nostra idea sarebbe quella di fare una sezione solo per noi. Quest'anno partiamo insieme agli amatori a tutti gli effetti. E va già bene così. Comunque Armando ha vinto anche questa sfida, è qui con noi e vivrà. Allora, Alessio Berti ha vinto il Giro d'Italia ad epoca nel 2012. Attenzione perché Enrico Fanzoi, così come avevamo ipotizzato, è scivolato in un tratto abbastanza tortuoso. E se non erro, sul polpaccio di Marco Aurelio Fontana, non so se sia una macchia di fango oppure sia del sangue. Gigi, hai visto tu la caduta? Sì, ma è il tratto più pericoloso dal momento che c'è un ostacolo naturale che bisogna superare. Rivediamo, guarda Gigi. Ecco, questo strappetto qui non tutti riescono a superarlo in bicicletta, per cui ci vuole massima prudenza. Oltre a questo ostacolo naturale ci sono due ostacoli artificiali, questi sono i tratti più impegnativi del percorso. Ha cercato di superare questo ostacolo senza scendere di bicicletta e non c'è riuscito, cosa che invece ha fatto opportunamente Marco Aurelio Fontana. Allora, per chiudere, Alessio Berti, la sua idea è quella di fare una tappa di Giro d'Italia del ciclocross con le biciclette d'epoca, di portarla avanti questo progetto. Certamente, un po' come l'eroica nel ciclismo. Un po' come l'eroica nel ciclismo, così è come il Giro d'Italia d'epoca con le biciclette, esatto, da strada. Bene, grazie Alessio Berti. Grazie a voi. In bocca al lupo. Tanto nelle prime posizioni abbiamo visto Enrico Franzoi, Marco Aurelio Fontana e Marco Ponta. Dunque la gara entra nel vivo, una gara molto selettiva, molto bella, spettacolare, così come l'avrebbe voluto Armando Zamproglia. Vogliamo dare un'occhiata, Gigi, sì, anche alla categoria Under 23? Under 23, Luca Braidot, che conduce la classifica proprio per il Giro d'Italia ciclocross di questa categoria, ma da segnalare una presenza importante come Matteo Trentin, grande gregario di Tom Bonen, grande protagonista soprattutto nelle gare del nord della Milano Sanremo, quindi un ragazzo, uno dei ragazzi più promettenti del ciclismo italiano, tra l'altro ex ciclocrossista. Ci fermiamo per due minuti e poi torniamo qui ancora da Silvelle di Trebaseleghe per la quinta tappa del ciclocross. Ci fermiamo allora e poi torniamo qui. Lo vediamo, ciao Renato. Ciao. E allora, la telecamera, eccola lì, l'abbiamo, 5 titoli mondiali, dicevo, bel tasso tecnico qui oggi. Sì, ben sì, innanzitutto oggi abbiamo anche una bella giornata. Niente, noi siamo qui oggi, soprattutto io faccio parte del passato del ciclocross, ma siamo qui soprattutto per ricordare Zamprogna. Zamprogna è stato un grande, è stato lui che da molti anni ha creato il ciclocross nel Veneto e questo è importante. Come vedi la gara oggi, Renato? Ma la gara oggi è una bella gara, è una bella gara. Vedo Enrico Franzoi che ha già vinto ieri a Faè di Oderzo e oggi lo vediamo qui davanti. Marco Aurelio Fontana è alla seconda gara della stagione, non possiamo pretendere che sia al massimo. E non vogliamo pretendere. Sì, e poi lo vediamo crescere di giorno in giorno. E questo è di buon auspicio anche per i campionati italiani che si svolgeranno senz'altro a Vittorio Veneto il 12 e il 13 gennaio, ma soprattutto per i campionati del mondo. Renato, noi stiamo puntando anche molto sui giovani. C'è questo Gioele Bertolini che sta davvero facendo gran belle cose. E poi abbiamo tanti altri giovani. Insomma, il ciclocross, comunque la mountain bike, il fuoristrada se vogliamo in generale, è un settore sul quale secondo me puntare, anche a causa di questo grande traffico cittadino che può creare non pochi problemi. Sì, soprattutto i giovani abbiamo un bel vivaio.
in particolar modo nel Veneto, in Lombardia, e un po' meno verso il sud, ma stanno recuperando. La federazione sta facendo senz'altro un bel lavoro, facendo delle gare anche verso il sud, in modo di avvicinare questi giovani qui al ciclocross e soprattutto il vivaio anche delle ragazze, delle giovani, che vediamo anche loro negli ultimi anni crescere. Abbiamo visto intanto Thomas Paccagnella della Work Service Brenta cambiare bicicletta, questo è un altro atleta. Grazie intanto Renato Longo e godiamoci questa seconda parte di gara. Grazie Renato. Grazie. Sta pedalando davvero bene Enrico Franzoi, è solo al comando, dietro a qualche secondo punta con Marco Aurelio Fontana. Il primo degli Under 23 è Brian Falaschi, che abbiamo visto in precedenza, corridore della Salitalia, che ha il numero 48. Brian Falaschi, Gioele Bertolini, Enrico Franzoi, tutti di questa formazione, la Salitalia Guerciotti. Buongiorno Sandro Guerciotti. Buongiorno a tutti. Qualche problema, ma qui di problemi ce ne sono a bizzeffe. Stiamo dominando? Sì, sicuramente per noi il Giro d'Italia di ciclocross è un grosso obiettivo. Abbiamo dominato in quasi tutte le prove. Ovviamente oggi ha un sapore particolare perché è organizzato dalla famiglia Zamponi e dalla famiglia Bigolin. Per noi diventa importante vincere. Abbiamo fatto già una vittoria con Gioele e oggi puntiamo sicuramente con Enrico Franzoi. Intanto questi è Simone Masciarelli, del quale ho parlato poc'anzi. Avete davvero allestito quest'anno una squadra straordinaria, e per squadra intendo squadra a tutti i livelli, quindi a livello giovanile, che è quello sul quale insomma si punta anche in ottica futura, e quella poi elite, con non solo naturalmente Enrico Franzoi ma anche con Elia Silvestri in grande spolvero. E poi avete questo ragazzino, che ormai ragazzino non è più, ma che è nato, cresciuto ed è rimasto con voi in buoni rapporti. Sì, sicuramente. Anzi, ottimi rapporti, sì, quasi familiari. Sicuramente la politica degli ultimi anni è stata quella. Tanto che bella immagine questa, scusa Sandro. Vediamo Enrico Franzoi seguito dalla moto ripresa che supera il traguardo e si volta. Non c'è praticamente nessuno, meglio ci sono, ma sono ben distanziati. Sì, sicuramente negli ultimi anni abbiamo optato su questa politica orientata ai giovani, abbiamo avuto sicuramente dei grossi risultati, abbiamo fatto crescere un corridore come Marco Aurelio Fontana, e dove siamo tutti contenti per i risultati che ha ottenuto. Intanto Marco Aurelio transita in questo momento. Una ventina di secondi di ritardo. Abbiamo cercato di rilanciare Franzoi, penso veramente che ci stiamo riuscendo, perché ieri ho visto il Franzoi dei vecchi tempi. È transitato adesso Marco Ponta, un'altra decina di secondi rispetto a Marco Aurelio Fontana. Su che cosa avete lavorato per recuperare Enrico Franzoi? Innanzitutto dalla voglia di pedalare e poi dal credere prima di tutto in se stesso, immagino che sia questo. E poi dal punto di vista tecnico con Vito Di Tano avete lavorato sodo. Sì, sicuramente. Allora, Franzoi è un fuori classe nel ciclocross. Quello che aveva bisogno sicuramente era un ambiente che lo potesse assistere, che lo potesse seguire, che gli potesse ridare fiducia nei propri mezzi, perché sicuramente Franzoi è un patrimonio del ciclocross italiano e penso che ben seguito possa arrivare a grossi obiettivi. Sta facendo una grande gara Brian Falaschi. Sì, Falaschi, torniamo al discorso di prima, è un giovane che noi abbiamo cresciuto fin da juniores, lo abbiamo scovato nella Svizzera francese, però ha passaporto anche italiano, quindi corre con la nazionale italiana, e sicuramente è un corridore che quest'anno punterà ai campionati italiani Under 23, dove sarà sicuramente una grossa battaglia con Luca Baido. Dobbiamo cercare, scusa Davide, volevi dire una cosa e poi chiudevo con Sandro Guerciotti. Sì, vorrei proprio anche eventualmente sottolineare il discorso che ci sono stradisti come Matteo Trentino. Dobbiamo superare i confini italiani, ecco, su questo dobbiamo puntare, perché abbiamo elementi di rilievo, di spicco, poi ci confrontiamo fuori dall'Italia e lì, certo, difficile, Olanda, Belgio, quello che vogliamo, e Repubblica Ceca, però qualcosa in più dobbiamo cercare di fare. No, beh, sicuramente noi come squadra Salitalia Guerciotti Elite punteremo soprattutto nel futuro a correre più all'estero, perché è all'estero dove si fanno i ritmi. Anche un Gioele Bertolini che sicuramente ha bisogno di correre all'estero, perché correndo le sole coppe del mondo è un po' troppo poco, quindi deve acquisire quei ritmi per poter ambire a battere dei fenomeni che ci sono come un certo Van Der Poel. E allora buon lavoro. Grazie Sandro. Grazie mille. Volevo chiedere Alessandro,
al tuo omonimo Alessandro, ho visto in queste prove del Giro d'Italia Giro Grosso, soprattutto sono rimasto un po' colpito dal comportamento tattico della squadra, della prova di Brugherio, la terza prova, Elia Silvestri, l'astro nascente del Giro Grosso, prim'anno nella categoria Elite, all'attacco Franzoni nell'ultimo chilometro e 500 metri è andato a riprenderlo e l'ha battuto. Non sarebbe stato meglio accontentare anche Elia Silvestri una vittoria così prestigiosa? Ricordiamo anche che Elia Silvestri recentemente ha vinto una gara in Austria. Vabbè, il mio augurio è di potermi giocare sempre le corse in questo modo con due miei atleti. Ovviamente nel momento in cui ci sono due atleti della nostra società, lo stesso Vito Di Tano dà carta bianca per giocarsela tra di loro. E al Gran Premio Guracciate l'anno scorso ha vinto Silvestri, a Brugherio ha vinto Franzoni. Comunque per noi l'importante è che vinca un elemento della nostra squadra. Grazie Sandro Guerciotti. Allora torniamo alla gara e poi avremo qui Mauro Zamproni, il figlio di Armando. In un giro praticamente ha guadagnato 20 secondi Enrico Franzoni. Quel forcing che ha effettuato nel corso del giro precedente ha davvero tagliato le gambe a Marco Aurelio Fontana, che adesso sta gestendo, secondo me, di mestiere una condizione che naturalmente ancora non ha. Però la situazione in questo momento vede Enrico Franzoni in testa, immagini assolutamente puntuali da parte della nostra regia e dagli operatori, e poi in seconda posizione Marco Aurelio Fontana, in terza posizione c'è ancora Marco Ponta. Tra l'uno e il terzo ci sono 30 secondi circa, che poi verranno valutati e visionati nuovamente al prossimo passaggio. Comunque quel che è certo è che ha una marcia in più Enrico Franzoni. Non c'è niente da fare, è nettamente il più forte, tra l'altro per lui una stagione importante, perché dopo il ciclocross, dove cercherà di vincere il campionato italiano, sarà una naturalmente delle punte ai campionati del mondo che per la prima volta si svolgeranno fuori dall'Europa, negli Stati Uniti, a Louisville. Nel corso della stagione 2013 sarà impegnato anche in mountain bike nelle gare marathon, e quindi ha abbandonato praticamente il settore strada, dove tra l'altro ha ottenuto degli ottimi risultati, soprattutto la Parigi-Roubaix. Ottavo in una Parigi-Roubaix, non è andato benissimo a proposito di Roubaix, a proposito di Coppa del Mondo di ciclocross che si è svolta proprio pochi giorni fa con conclusione nel velodromo. È arrivato ventesimo perché è partito male. È partito male anche perché è costretto a partire Tanto, male. Scusa Gigi, Mirko Tabacchi, del quale stiamo parlando pochissimo. Dicevo, Alessandro ha perso le posizioni, Enrico Franzoni nel ranking mondiale è passato in ventesima posizione, qui è importante partire nella prima griglia, se parte nella seconda, terza griglia devi faticare molto di più. Vediamo Marco Aurelio Fontana, che non vuole rischiare assolutamente nulla, quando ha una situazione non proprio semplice scende giustamente di bicicletta e affronta così senza rischiare le situazioni nella maniera migliore. E a proposito di strada, Matteo Trentin ha corso tantissimo l'anno scorso, si è fermato, ha fatto 3 settimane di pausa, ma si è fermato con la bicicletta. Lui non si ferma mai, tra nuoto e corsa e quant'altro praticamente sempre in attività. Lui si diverte, non può assolutamente lottare con i migliori, ma non dimentichiamoci che si è formato con il ciclocross. Matteo Trentin ha vinto 3 campionati italiani, ha partecipato a diversi campionati del mondo, è diventato fortissimo su strada, per dire che il ciclocross è una scuola importante, così come la pista, così come potrebbe essere anche il mountain bike. Si fa in estrema sicurezza, non c'è traffico e c'è la possibilità per questi ragazzi di crescere nel miglior modo, anche perché il ciclismo secondo me è cambiato. Non è un caso che anche la Palazzago, la squadra di Levano Locatelli, è qui con 8 corridori, e non è un caso che Fabio Aru, altro corridore, una promessa del ciclismo italiano, che adesso passa professionista, ha cominciato con la mountain bike e con il ciclocross. Vuol dire che questa specialità fa benissimo, soprattutto per i più giovani. Mauro Zamprogna, ciao Mauro. Ciao a te, benvenuto nella tua terra, sulle tue strade, sul tuo fuoristrada, accanto alla fotografia di papà Armando. Vi assomigliate tantissimo, praticamente 2 gocce d'acqua, e tu vuoi ricordare con questa splendida giornata papà. Sicuramente oggi è una giornata ideale e splendida per ricordare papà Armando. Ritorniamo qui a Silvelle dopo 8 anni e abbiamo ereditato una manifestazione importante, abbiamo cercato di portarla avanti nel migliore dei modi. Ti rubo solo un secondo, volevo certo ringraziare innanzitutto tutte le aziende che ci hanno sostenuto e le società che
da lontano sono venute qui a Silvelle per portare i loro atleti a partecipare a questa prima edizione della manifestazione dopo la scomparsa di papà. Con questo prima io sono più felice, perché il primo vuol dire che ci sarà un secondo, poi un terzo e poi chissà. Ma per adesso ci siamo posti un piccolo obiettivo di portarla avanti per 3 anni, perché papà nel 99 con Dezdan aveva detto spero di arrivare ai 25. Mauro, è passato Enrico Franzò, è passato Marco Aurelio Fontana, 45 secondi. Mancano 4 giri alla conclusione. Vedo che tra l'altro Franzoi, proprio perché proviene dalla strada, quando c'è il tratto asfaltato fa la differenza, riesce ad avere quella pedalata più potente e più rotonda che gli consente di guadagnare qualche secondo in più. Tanto Marco Ponta transita in questo momento. Mauro. Sì, ci siamo posti questo piccolo traguardo intanto di portarla avanti per 3 anni per arrivare al 25esimo. Andiamo piano piano, passo passo, e poi si vedrà se riusciremo a fare dell'altro. Intanto questa è una bella giornata. Abbiamo appunto il primo dell'Under 23, Brian Falaschi. Alle sue spalle c'è Mirko Tabacchi, che fa parte della categoria Elite. Quindi i primi 4 della categoria in una gara che è Open Elite Under 23 prevede Enrico Franzoi, Marco Aurelio Fontana, Marco Ponta e Mirko Tabacchi. Per quanto riguarda la categoria Under 23, il primo atleta a transitare qui davanti alla sessione d'arrivo, quando mancano 4 giri alla conclusione, è Brian Falaschi. Ci fermiamo ancora 2 minuti e poi ancora qui per la parte finale di questa quinta prova del Giro d'Italia del ciclocross. Grazie Mauro Zamproni. Grazie. Marco Aurelio Fontana in seconda posizione, è lui che ha conquistato il titolo italiano l'anno scorso, ormai praticamente sì, un anno fa, 360 giorni poco meno, a Bolzano, proprio su un Enrico Franzoi che quel giorno non era al 100%. Gigi Sgarbozza, ricordi bene? Sì, è proprio così Alessandro, una giornata negativa, tra l'altro c'è stato lo scorso proprio a Bolzano una grande affermazione di Elia Silvestri, che è riuscito a battere nella gara Open Marco Aurelio Fontana, quindi è sicuramente un Franzoi al di sotto delle sue possibilità, cosa che invece quest'anno sto vedendo veramente molto 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 forte, perché vedo che ha un recupero immediato, nonostante ieri che si sia aggiudicata la quarta prova del Giro d'Italia Ciclocross a Faedio Terzo, oggi ancora grandissimo protagonista. Ricordiamo anche che l'ultima prova si svolge a Orvieto il 16 dicembre, quindi si conclude così il Giro d'Italia Ciclocross. I punti che si assegnano in ogni prova, 30 al primo, 26 al secondo, 22 al terzo, a scalare al 15esimo un punto. Insomma, almeno 15esimi bisogna arrivare. 15esimi, beh, ma non mai molto lontano, se guadagni un punto per volta sei lontano dai primi posti. Allora, siamo con le immagini su Enrico Franzoi. In pratica ci sono stati 500 metri nei quali Elia Silvestri, il suo compagno di squadra, ha spianato di fatto la strada, o fuoristrada o fango, chiamatelo come volete, e poi dopo c'è stato un tratto nel quale lui e Marco Aurelio Fontana hanno pedalato insieme. Alla fine è stato a solo di Enrico Franzoi, che adesso sta cercando naturalmente di non rischiare nulla, sta cercando di dosare le forze per poi giungere fino a conclusione in testa e quindi fare praticamente l'unplane, perché delle 4 prove fin qui disputate, ebbene, Enrico Franzoi le ha vinte tutte e 4. Ed ecco qui invece il campione italiano Marco Aurelio Fontana, dopo il bronzo olimpico, si è sposato nel mese di ottobre, si è trasferito a Castellarquato, dove tra l'altro ha un terreno adatto per allenarsi, una pista di motocross. Naturalmente affronta questa pista con la mountain bike o con la bicicletta di ciclocross. Tra l'altro il suo sogno, che a questo punto diventa obiettivo, è quando Marco Aurelio Fontana si pone un obiettivo, questo obiettivo lo raggiunge. Dicevo, il suo sogno è quello di trasformare questa pista di ciclocross in una pista permanente di mountain bike e di ciclocross.
E penso che possa riuscirci, anche perché a Castellarquato c'è molta attenzione nei confronti di questa specialità, anche grazie a questo nuovo concittadino, Marco Aurelio Fontana. Tra l'altro, proprio poco prima della partenza si raccontava che è una stagione importante, sì, il ciclocross ha un occhio di riguardo nel suo programma, ma è fondamentale la stagione del mountain bike. Proprio per questo non riesce ad allenarsi al 100% con la bicicletta di ciclocross, anche perché deve provare nuovi materiali, testare tutto quello che gli servirà poi per la stagione del mountain bike, stagione che comincerà, per quanto riguarda la Coppa del Mondo, nel mese di maggio. Eh sì, e non parliamo di mountain bike a lunga gittata, nel senso che ci sono due discipline e il cross country è la sua. Beh, sai, è uno dei corridori più forti, non è un caso che sia arrivato terzo ai giochi olimpici, a parte che è fortissimo anche nel ciclocross. Pensate che 2 anni fa, se non avesse avuto quelle 2 forature, poteva conquistare anche nei campionati del mondo di ciclocross una medaglia, sì, probabilmente quella di bronzo, quando vinse Stibar con Neis in seconda posizione. Neis che sta dominando la stagione. Pedalò parecchio con quella pneumatico, con quella gomma sgonfia, ricordi? Sì, ma è fortissimo anche nel ciclocross, soltanto adesso lui punta forte per quanto riguarda la mountain bike, dal momento che la medaglia di bronzo conquistata a Londra l'ha reso popolarissimo, non solo per come ha corso, perché ha fatto una grande prestazione, ma soprattutto l'ha reso popolarissimo per la rottura della sella nell'ultimo chilometro, perché veramente mantenere la terza posizione, secondo me, soltanto un grandissimo atleta come lui poteva ottenere un bronzo così prestigioso. Gigi, ora noi ci ridiamo, ma dal punto di vista tecnico, pedalare sul fuori strada, sullo sterrato, senza essere seduti in sella è anche pericoloso e difficile. Giusto uno come lui che sa guidare così bene la bicicletta è riuscito a farlo, Davide? Sì, è stato... Cioè, tu sorridi perché sembrava un'immagine, no? Fantoziana, ecco, tanto per essere chiari. Invece era lì a giocarsi una medaglia olimpica. Dato 3 giri alla conclusione. Ma comunque anche Davide è spericolato in bicicletta. Io ho visto fare delle discese pazzesche. Anche sugli sci è spericolato. Quindi... Tanto abbiamo visto Marco Aurelio Fontana che sta per transitare anche lui sotto lo striscione d'arrivo. Il ritardo è papabile, mentre qui vediamo Mirko Tabacchi, bicicletta in sella, affrontare questo tratto molto insidioso. Eccolo qui Marco Aurelio Fontana, poi vedremo quale sarà il suo ritardo nei confronti di Enrico Franzoi. Prima erano 45-46, in realtà poi siamo stati corretti dall'ufficio cronometrico. Ecco, vediamo qual è il ritardo ufficiale. 7 km e 500 metri all'arrivo. Tempo di gara circa 1 ora. Marco Ponta non ha perso tanto, anzi direi quasi nulla nei confronti di Marco Aurelio Fontana. Insomma, quello che è chiaro è che la differenza la fa Enrico Franzoi, che in questo momento ha una marcia in più rispetto a tutti gli altri. Allora, 40 secondi nei confronti di Marco Aurelio Fontana, 57 nei confronti di Marco Ponta. Stiamo cercando di ascoltare anche lo speaker della manifestazione per capire anche noi stessi quali siano i cronometraggi e i rilevamenti cronometrici. Un vantaggio sostanzioso, 40 secondi a 3 giri dal termine, quindi si può gestire adesso, può controllare la situazione. È da segnalare che ieri invece si è imposto con un vantaggio abbastanza pesante, con 1:30, quindi direi che si sta superando in queste ultime prove, sta trovando la grandissima condizione, speriamo che gli consentano di ottenere un grande risultato prossimamente. 24 e 25 c'è la quinta e sesta prova della Coppa del Mondo in Belgio, per poi arrivare in grandissima condizione il 6 gennaio a Roma, perché sarebbe veramente un grande risultato una sua vittoria a Roma. Intanto scusa Davide, poi interverrai. Alle spalle dei tre c'è la coppia formata da Mirko Tabacchi e Brian Falaschi, i due stanno correndo assieme perché fa comodo a entrambi rimanere l'uno con l'altro, a Mirko Tabacchi per ottenere comunque una dignitosa, anzi direi ottima, quarta posizione, Brian Falaschi per vincere la categoria Under 23. Sì, Davide. Gigi Sgarbozza ha parlato delle prossime gare di Coppa del Mondo, gare molto importanti come lo sono tutte quelle di Coppa, il 23 a Namur in Belgio e il 26 giorno di Santo Stefano a Zolder. Qui è finita male
per Alessio Mustone. Aia, Davide, guarda di che squadra è. Faenza Team, ma non è la città di Faenza, eh. Tanto vediamo, ecco, ancora guai meccanici. Forse il cambio, mi sembra sì. Sia saltato il cambio. Il problema è che il box è lontano. Esatto, e qui non c'è modo di cambiare bicicletta se non al box. Esatto. E così prevede il regolamento. No, stavo parlando di queste gare di Coppa del Mondo che si svolgeranno in Belgio, dove il ciclocross è una religione. Pensate che l'anno scorso nella ciclocross, nella gara di Coppa del Mondo, di Zolder erano presenti 90.000 spettatori. È sport nazionale, lì è sport nazionale. Infatti, ai campionati del mondo i primi sette belgi, sì, esatto. Ma i corridori sono pagati lì, un corridore come Nice, Albert, riescono a guadagnare cifre impensate per l'Italia, 600-700 mila euro l'anno, quindi direi che sono grandissimi atleti. Tanto continuano i passaggi, viene esposto sempre il cartello che indica meno tre giri alla conclusione di questa quinta prova del Giro d'Italia del ciclocross. Davanti c'è Enrico Franzoi che fatica con la sua bicicletta, deve cambiarla necessariamente a ogni giro. Sì, bicicletta più agile, adesso pulita, più scorrevole, quindi a ogni giro ci sarà il cambio della bicicletta per cercare, insomma, di avere il mezzo più scorrevole. Marco Ponta, che bella gara sta facendo. Sì, è sempre protagonista in tutte le prove a cui partecipa, sempre piazzato, si aspetta da un momento all'altro anche una sua vittoria, magari in una gara dove non partecipa Franzoi, perché se c'è Enrico Franzoi penso che ci sia poco spazio per gli altri. Marco Aurelio, e poi qui vediamo Martino Fruet. Anche lui nato, esatto, biker. Esatto, stavo dicendo, nato nel fuoristrada e nel fuoristrada credo che rimarrà per sempre tra ciclocross e mountain bike. Marathon, a proposito di mountain bike, è una disciplina invece che si avvicina un pochino di più alla strada e in questo senso allora uno come Mirko Celestino riesce a trovare belle soddisfazioni, riuscendo tra l'altro anche ad imporsi e a vincere belle medaglie mondiali. Continuano i passaggi. Angelo Mirtelli della Ciociaria Bike, sì, che questa volta ti riguarda, Gigi. Sì, fa piacere vedere anche un atleta ciociaro essere protagonista qui nel Veneto. È in forte espansione tra l'altro il ciclismo in Ciociaria, soprattutto per quanto riguarda i cicloamatori. Sono migliaia e migliaia, quindi la bicicletta fa sempre più presa sul grande pubblico perché tutti hanno scoperto che fa bene alla salute, che allunga la vita, per cui tutti vogliono praticare il ciclismo. È chiaro che abbiamo tante cose un po' contrarie, soprattutto le strade, insomma. Davide, ricordi un ciociaro che ha corso in bicicletta, uno dei più famosi ciociari ciclisti? Gigi Sgarbozza? Ma non lo so, però ricordo anche Vona. No, penso che Vona sia stato più forte. Beh, Franco Vona, intanto, bel volo questo. Scusa, Gigi, Franco. attenzione perché Brian Falaschi, il primo della categoria Under 23, vedete, non si può mai abbassare la guardia. Adesso speriamo che la sua bicicletta, bene, la catena è rimasta lì nella sua sede naturale, allora Brian può pedalare tranquillamente in attesa di raggiungere i box. Nel frattempo però se n'è andato Mirko Tabacchi, allora rimane da solo, deve fare attenzione perché naturalmente dietro c'è un bel nugolo di atleti Under 23 che cercano di raggiungerlo. Vediamo proprio il momento, grazie a Nazarello Balane, grazie naturalmente a tutti gli operatori del gruppo Service, che riprende esattamente il momento nel quale il pedale tocca il paletto. Cerchi il tratto più duro con il fondo più duro per avere più scorrevolezza, invece è andato a sbattere nel paletto ed è sì, il pedale proprio che ha sbattuto lì. Marco Ponta si torna avanti, vedete ancora del ghiaccio, della neve in realtà, perché è nevicato nel corso della giornata di ieri e il ghiaccio si è sciolto e adesso c'è solamente tanto fango, però il rosa rimane nitido. Ancora un rischio, però è stato molto abile, ha sganciato immediatamente il piede dal pedale e quindi è rimasto in equilibrio Enrico Franzoi. Rimaniamo qui sui fratelli Masciarelli, questi è Simone Masciarelli, l'altro è Andrea, transita adesso sotto lo striscione d'arrivo, tre giri alla conclusione per lui, ma praticamente tra poco eccolo qui Enrico Franzoi, per essere doppiato. Sì, beh certo, raggiungerà di nuovo il traguardo e allora per lui mancheranno due giri alla conclusione. Marco Aurelio Fontana fatica, la gara è molto lunga, molto dura, due giri alla conclusione per Enrico Franzoi.
Ritmo elevato sempre per Enrico Franzoi, un po' più in affanno invece Marco Aurelio Fontana, che sta perdendo secondi. E adesso vedremo al transito quanti secondi avrà perso rispetto all'ultimo giro. È fango, praticamente è saponetta, non si rimane in equilibrio. Poi si formano questi solchi che alla fine diventano non tanto una corsia preferenziale quanto invece la corsia della scivolata. È come fossero le famose rotaie. Sì. Guai a mettere una ruota lì dentro, non la togli più. Sempre più difficile, sempre più lento il percorso, proprio perché il ghiaccio praticamente non c'è più e c'è tanto fango. Gigi, vediamo qui transitare i corridori uno dietro l'altro con la faccia stravolta. Beh, stravolta perché è diventato adesso molto molto faticoso, perché si è allentato il terreno, c'è da pedalare con una cadenza direi con più forza. Mi sembra intorno al minuto, scusa Gigi. 54-58, non ho capito bene, vai avanti. Secondo me poi vedo alcuni corridori che stanno pedalando un po' troppo duro, sarebbe l'ideale un rapporto un po' più agile per superare proprio quei tratti più impegnativi. Comunque diventa una grande fatica, ho visto tra l'altro i fratelli Mascherelli hanno perso quasi un giro, ma sono ragazzi che stanno qui correndo chiaramente per preparare la prossima stagione su strada, anche se è un momento un po' difficile per i fratelli Mascherelli dal momento che l'acqua è Sabone ha abbandonato il ciclismo. Ci sono tanti corridori stradisti disoccupati, soprattutto per quanto riguarda questa squadra. È in dubbio anche la presenza il prossimo anno in campo professionistico anche di Danilo Di Luca e Stefano Garzelli, due grandi campioni. Sono tante le squadre che abbandonano il ciclismo professionistico, mentre questi è Mirko Tabacchi, che è il quarto, ma ben distanziato, ben staccato dai primi tre, soprattutto da lui, da Enrico Franzoi. Ecco, questo è il momento nel quale Enrico Franzoi arriva di fronte al suo box, riceve nuova bicicletta, praticamente non perde secondi perché il cambio è immediato. Enrico Franzoi deve solo testa bassa pedalare fino a raggiungere l'arrivo, ed ecco appunto il corridore che è rimasto vittima di quella caduta. Bella questa immagine, e vediamo Brian Falaschi, che è primo della categoria under 23, mi sembra che non ci sia alcun tipo di problema, è transitato adesso davanti alla nostra postazione microfonica e non ha subito conseguenze fisiche, assolutamente. Non dovrebbero esserci cambi di posizioni in questi ultimi due giri, a meno che non ci fossero. Tommaso Caneva intanto abbiamo intravisto, mentre adesso vediamo qui San Parisi, e San Parisi da segnalare, direi un è il secondo, no, della categoria under 23 San Parisi. Secondo, da segnalare una notizia, che oggi la prima squadra che usa i freni a disco è la Colnago sul Tirol diretta da Edemonto Tesler e Eva Lechner oggi ha una bicicletta con i freni a disco, quindi la prima volta che nel ciclocross si usa questa bicicletta, che chiaramente ha una frenatura nettamente superiore ai vecchi freni tradizionali. È giusto ricordare che nel ciclocross naturalmente questo è concesso, per quanto riguarda invece le corse su strada sono ancora vietati, e quindi già alcune case hanno già comunque adottato questi freni per quanto riguarda se ne parla già da qualche mese di questo. Tanto Matteo Trentin chiede qualcosa a qualcuno. Hai parlato della categoria juniores, allora ricordiamo il successo di Gioele Bertolini della Serie Italia Guerciotti davanti a Riccardo Bennati della Junior Team, e quindi Moreno Pellizzon in terza posizione della Caprivesi. Rivediamo, allora intanto chiede evidentemente quanti giri manchino alla conclusione, forse non si rende conto, non vede il cartello. Quanti? Sì, è un errore, perché il corridore che passa. Non so se volesse dire quello. No. È passato praticamente sotto al numero 2. Dice chi ce la fa, sono una cosa del genere. E scusa Gigi, per quanto riguarda la categoria donne elite, il successo è andato ad Eva Lechner, che si è imposta davanti a Vania Rossi, terza Francesca Kautz. Lechner che corre con la Colnago Farbe Südtirol, Vania Rossi che corre per il Centro Sportivo dell'Esercito e Francesca Kautz per la Fassa Bortolo Servetto. Dunque Eva Lechner sta
trovando una condizione discreta. Sì, direi che... Ricordiamo, scusa Gigi, sì, che però Vaniarossi rimane in testa alla classifica generale, quindi lei ha naturalmente indosso e l'avrà anche per la sesta ed ultima prova la maglia rosa del leader della classifica. Sì, sì, ma Vaniarossi ha già conquistato la classifica finale del Ciclocross, Giro d'Italia Ciclocross, dal momento che si è aggiudicata tre prove, proprio ieri piazzata anche, quindi penso che per il recupero per Eva Lechner non ci possa essere, dal momento che oggi è la quinta prova, il 16 a Orvieto non c'è lo spazio per recuperare, però è un segnale importante. Eva Lechner sta trovando la grande condizione e questo gli potrebbe consentire di riconfermarsi a Vittorio Veneto, ancora campionessa italiana di ciclocross. Marco Ponta viene raggiunto dagli scatti fotografici di quel fotografo, mentre questi è Thomas Felice della sorgente Pradi Pozzo. Altri atleti, due giri alla conclusione per loro, mentre eccolo qui Enrico Franzoi, tra poco transiterà nuovamente sotto lo striscione d'arrivo e in quel momento preciso suonerà la campana che indicherà un giro alla conclusione, poco più di 2 chilometri e mezzo circa. Tempo di gara ancora 7 minuti, quindi Franzoi adesso si sta gestendo perché il vantaggio è importante, mentre mi sembra che ha ripreso la cadenza giusta, adesso ha superato l'attimo di crisi Marco Aurelio Fontana, quindi sta difendendo il secondo posto, per lui sarebbe già un bel risultato dal momento che è la seconda corsa a cui partecipa in questa stagione. Davide, in quell'intreccio sembrava di essere in fila per un... alle poste. Rapporto duro per... questo è un errore, Davide, Enrico, è un errore, ma sai, ho parlato con alcuni tecnici riguardo proprio a questo. Io mi aspettavo in questi ultimi anni un'esplosione da parte di Enrico Franzoi, ho parlato con dei tecnici, mi ha detto una delle ragioni che l'ha penalizzato è stato proprio questi rapporti duri che è abituato a spingere. Tu sei, anche te sostieni spesso che l'agilità è quello che porta a fare una grande carriera, tutti i corridori che spingono rapporti agili riescono a correre fino a 36-37 anni, mentre Enrico ha esagerato un po' in questi ultimi anni, ma il tempo per recuperare, il tempo per spingere rapporti un po' più agili. Un giro alla conclusione per Enrico Franzoi che tra pochissimo transiterà sotto lo striscione d'arrivo. Attendiamo il suono della campana che arriva in questo momento. Martino Fruet e Enrico Franzoi che ha davvero fatto il vuoto, dunque solo 2500 metri alla conclusione, ha messo per il turbo. Più forte rappresentante in questo momento del ciclocross italiano, l'altro Enrico, Marco Aurelio Fontana con la maglia tricolore è ancora lì nel tratto delle poste per cercare di districarsi da quel labirinto. Abbiamo il replay della campana che suona al passaggio di Enrico Franzoi, dunque Marco Aurelio Fontana, e dopo, tanti applausi per lui. Dopo il quinto posto di ieri, oggi per lui dovrebbe essere un onorevole secondo posto dietro al corridore più forte inquadrato in questo momento, Enrico Franzoi. Dietro di lui dovrebbe trattarsi di Luca Andreatta della Libertas Scorse. E vediamo che Marco Aurelio è stato raggiunto, meglio c'è un corridore che si doppiato, è sì, c'è un corridore che si è accodato a Marco Aurelio. Anche perché in questo tratto si sta bene anche in scia, si sta bene anche in scia in questo tratto asfaltato dove si può rifiatare un po', per cui da stradista Masciarelli ha approfittato subito dell'occasione. 1 minuto e 10 secondi questo il ritardo, ed ecco invece Marco Ponta che transita in questo momento. Fausto Scotti, CT della nostra nazionale, ci ha raggiunti nuovamente, grazie Fausto. Beh, una bella gara, probabilmente premia il migliore con Marco Aurelio Fontana che sta dando segnali di condizione che arriverà. Marco Ponta, ottima gara, e poi abbiamo il ragazzino, questo Brian Falaschi, che sta facendo davvero molto bene per l'Under 23. Sì, erano già i stessi nomi che stamattina si parlava, e Franzoi è in ottima forma. Domenica è stato un po' sfortunato nella Coppa del Mondo di Roubaix perché abbiamo tentato di fare una partenza un po' differente e farlo passare nella parte alta della pista, poi è rimasto un po' imbottigliato sulla prima caduta. Ha fatto un ottimo inseguimento, un ben 20° posto in questa Coppa del Mondo di Roubaix.
Oggi e ieri ha dimostrato di essere forte e abbastanza potente. Marco Aurelio Fontana sono 20 giorni che ha ripreso ad andare in bicicletta, abbiamo fatto dei programmi mirati e adesso correrà il 16 ad Orvieto, poi il 23 a Namur in Coppa del Mondo, faremo poi Tabor e subito dopo farà la Coppa del Mondo di Roma e successivamente i campionati nazionali. E da lì faremo l'ultima prova di Coppa del Mondo per poi partire per i mondiali. Quando riusciremo ad avere il passo dei più forti? Ma intanto diciamo che questi sono due ragazzi dove veramente sono un patrimonio per la federazione ciclistica non indifferente. Entrambi si passano qualche anno e comunque anche l'esperienza di Franzoi può dare anche una mano a Fontana. È un ragazzo molto tecnico, Marco Aurelio Fontana, si sta difendendo bene su questo percorso, abbiamo parlato un pochino per non farlo andare troppo fuori giri e stare un po' tranquillo perché poi quando si è in gara non si pensa più a riposarsi e quindi adesso è bene che lui sia un po' tranquillo, finisca questa gara e poi ecco da questa settimana si ricomincia con la preparazione e sicuramente già per la prossima prova di Coppa del Mondo del 23 cominceremo a vederlo. Pedalata di Enrico Franzoi dopo un'ora e passa di gara, una gara molto dura. Sì, come dicevo prima, un percorso sembra che è molto pedalabile, ma sotto si va molto sotto, la ruota scende di 4-5 cm e comunque bisogna guidare perché è molto ghiacciato il percorso. E quindi ancora ghiacciato? Sembra invece sì, ormai solo fango. Sotto ci sono dei punti ghiacciati e si scivola molto, in continuazione continuano a cambiare le bici, fanno bene perché poi alla fine quando si raccoglie molto fango si rischia anche di fare qualche rottura o strappare via forcellino e cambio. Enrico Franzoi, per lui un chilometro poco più alla conclusione, ha cambiato bicicletta, adesso può affrontare senza grossi rischi quest'ultimo tratto, non deve spingere, non ne ha più bisogno perché il suo vantaggio è tale nei confronti del secondo in classifica in questo momento, Marco Aurelio Fontana, che può pedalare quasi in scioltezza come fosse un rettilineo d'arrivo. Vedete anche con quanta attenzione stia affrontando questo tornantino, voltandosi, cercando di scovare un'altra sagoma, mentre qui si susseguono i passaggi e anche gli atleti, Davide Manzoni a un under 23. E questo è Matteo Trentin, anche per lui l'ultimo giro. Suona la campana dunque anche per Matteo Trentin, Enrico Franzoi, giustamente adesso tutta l'attenzione e tutto lo sguardo rivolto verso questo rosa che spicca, che domina, un rosa molto bello che indica. Tanto vedete questi tre ragazzi della Palazzago sono tre stradisti che si divertono in questa specialità della e fanno anche fatica però, sì. Oltre a divertirsi. ma è la cosa più bella, no? Faticando ci si diverte anche. Intanto Marco Aurelio Fontana e poi Enrico Franzoi nel tratto in asfalto. Sì, è tratto in asfalto, quindi siamo, manca pochissimo all'arrivo. Enrico, la sua pedalata adesso è brillantissima dal momento che comincia a sentire odore della quinta vittoria in cinque prove del Giro d'Italia Giro Cross. Fausto, se continua così non c'è spazio per nessuno nella sesta prova che si svolge il 16 dicembre a Orvieto. Sì, sarà già un'ottima impresa anche per lui, comunque ecco, ragazzo ritrovato, siamo riusciti a rimetterlo in sesto, ecco, adesso gli lasciamo questo spazio perché ha passato dei momenti non tanto felici, è un atleta che la federazione ciclistica gli è stata dietro, è venuto fuori, non si sapeva se doveva fare tanta strada, poco cross o viceversa. Alla fine siamo riusciti in questa stagione a ridargli un po' di spazio mentale, essere libero, e l'atleta sta dimostrando ecco, di essere ritornato a darti i vertici. Ieri ha fatto un'ottima prestazione su un percorso veramente pesante, oggi ha dimostrato di avere ancora energie, lo sta dimostrando ancora andando quasi in un prassito presso questo percorso, vediamo anche il rapporto che tira molto potente. Ma infatti parlavo proprio poc'anzi che forse questo lo penalizza, il fatto di questo rapporto un po' troppo potente, un po' troppo duro. Io gli consiglierei, Fausto, di pedalare un po' più agile perché l'agilità allunga la carriera ciclistica, ma soprattutto ti fa essere più brillante nei momenti più impegnativi. Sì, stiamo lavorando anche da quest'anno, farà molta mountain bike proprio per cominciare a guadagnare questa sua agilità. Ed eccoci, ci siamo allora. Enrico Franzoi
è in prossimità dell'arrivo e quando transiterà qui su questo rettilineo asfaltato potrà alzare le braccia al cielo e sarà lui che vincerà questa quinta prova dedicata ad Armando Zamprogna, Silvelli di Trebaseliche in provincia di Padova. Dunque Enrico Franzoi. Tutta per Armando, le braccia al cielo. Sell'Italia Guerciotti, Enrico viene salutato, abbracciato, merita sicuramente la vetrina delle nostre telecamere in attesa che giunga qui all'arrivo Mauro Zamprogna, gli fa indossare il giacchetto perché comunque freddo è e di fango ne ha preso tanto e allora è bene anche ripararsi e non rischiare nulla. Aspettando gli altri corridori facciamo subito una chiusa, Davide. Ha vinto il corridore più forte, ha vinto il favorito in Italia, per il momento non ha rivali, adesso di corsa, penso che stia arrivando sì, proprio viene da qui, noi. Che bravo! Ma che bravo Enrico, grazie. Così puoi commentarti l'arrivo del secondo. Eccoti, nemmeno il tempo di scendere di bicicletta, se possiamo mostrare anche le gambe, il fango che in questo momento però ti tengono anche tra virgolette al caldo. Beh, che bella vittoria, che bell'atleta finalmente ritrovato che può veramente dire la sua non solo in Italia ma anche all'estero. Enrico, questo vediamo intanto l'arrivo di Marco Aurelio Fontana. Sì, ci devo fare bene le due prove qua in Veneto perché erano a casa mia, anche per gli sponsor, per Sale Italia, per Guerciotti che comunque mi supportano, mi danno tutto il supporto necessario per essere professionale nella mia specialità. E adesso la stagione per me è cominciata molto bene, è la sesta vittoria e per cui può essere solo che un segno positivo per la stagione questo. Una stagione che ti deve portare dove? Quali sono i tuoi obiettivi o i tuoi sogni? Chiamali come vuoi. Ma io penso di avere ancora degli anni buoni davanti e penso anche che comunque avendo anche un po' di fortuna e riuscendo ad avere un percorso anche adatto alle mie caratteristiche posso anche ambire ancora un podio al mondiale, per cui l'obiettivo è proprio quello di tentare di fare bene al campionato del mondo. Grazie Enrico Franzoi, vatti a cambiare. E beh, il saluto anche a Marco Aurelio Fontana, si stringe la mano con Enrico Franzoi. Ciao Marco Aurelio, che bel rientro. Beh, non facile oggi. No, avete visto la gara, una gara vera, dura. Dai, sono già migliorato da ieri, già una cosa positiva. Il trattorino andava forte e ha fatto vedere che qua insomma in casa l'uomo da battere, però me la sono cavata bene, abbiamo fatto qualche giro assieme, ho visto qualche sua linea, ho provato qualche pressione diversa di gomme in gara, bisogna fare anche dei test così, e niente, sono contento di vedere tanta gente, contento di vedere voi qui, perché vuol dire che siamo in diretta, e niente, dai, stiamo migliorando, vediamo. La medaglia di bronzo la tieni in tasca o in testa? Sai che l'ho persa. Allora ce l'hai in testa. Ce l'ho in testa, sì, la medaglia a casa sta bene. Ogni tanto me la guardo, ma sai, lo sportivo che vuole arrivare davanti non può pensare a quello che ha vinto, no? Deve pensare a quello che vincerà. E io guardo in alto, ci credo, ci spero, ma sono sicuro che arriveremo. Tanto ci crediamo tutti, lo sai, sì. Sì, so che siete ecco. Con me e vi ringrazio perché sono contento che voi crediate tanto nel ciclismo in generale, no? Non solo su strada, non solo su pista. È giusto spingere l'Italia forte e io faccio parte della pattuglia italiana. Stiamo andando bene, sono contento che abbiamo portato una bella medaglia come fuoristrada. Sono sicuro che il Franzo, se ci sarà un fondo difficile a Louisville, sarà uomo da medaglia. Lo spero per lui perché se lo merita, è una brava persona, un bravo corridore, quindi grazie. Prego, ho parlato troppo, No, quando ci sei è giusto parlare, assolutamente. Grazie Marco Aurelio Fontana e complimenti per veramente grazie per tutto. Grazie a voi, alla prossima, ciao ragazzi. Grazie a Gigi Sgarbozza, Davide Cassani, grazie a Nazareno Balani che ci ha seguito dalla regia da parte di Alessandro Fabretti, appuntamento alla sesta tappa, quella di Orvieto, del 16 dicembre prossimo, Rai Sport naturalmente ci sarà. È tutto, ciao Armandino.